Mi chiamo Popa perché in realtà di cognome io sono Popa Dnichenko e da quando sono in Italia nessuno riusciva a pronunciare il mio cognome, quindi tutti hanno iniziato a chiamarmi Popa già da quando ero qua in Italia, che sono venuta qua per studiare, quindi all'università tutti mi chiamavano Maria Popa. Maria Quindi Pop. sì, ho lasciato questo nome anche per il mio progetto. È uscito da poco il tuo nuovo singolo, Io, Lei e Tu, brano sfiziosissimo che prende spunto dagli anni 80, agli anni 90, come nasce, come si è creato. È stata la tua ispirazione. Praticamente, ogni canzone di solito quando scrivo io mi ispiro molto dalla cultura italiana, per me è anche sempre un modo di approfondire diversi temi che sono proprio molto italiani. Quindi la storia di Io, Lei e Tu molto si abbina ai film che magari ho visto di anni 70, anni 80, film italiani, film molto iconici, ma anche un po' commedie italiane. E quindi per me è un concetto che secondo me esiste, c'è cioè da sempre, che è proprio nella cultura italiana. E un po' osservando anche situazione, non è una cosa personale, diciamo, la storia della canzone, è più una storia magari collettiva, diciamo, approcciando un po', guardandosi intorno, anche parlando con le guardando i film degli anni 70, 80, magari avendo delle discussioni calienti con le amiche, amici, estate scorsa. Mi è sembrato un topic interessante, cioè un tema un po' anche un tema drammatico un po' da approcciare, però ovviamente senza tanto erotismo, più con approccio un po' più leggero, ironico, queste situazioni di amanti che non per forza sempre possono essere situazioni tra non so, due persone che sono fidanzate, però magari può succedere anche nella famiglia con suocero o suocera. Quindi questo, diciamo, psicodramma di tre persone. Sì, ma è Sì. molto Poi divertente, c'è cioè, appunto un classico della commedia sì. italiana, ma appunto, ma anche tu sei lituana, giusto? Ma anche in Lituania c'è questo concetto oppure è un po' diverso l'approccio culturale? Penso c'è ovviamente, però non appare molto sulla cultura, diciamo, di libri, di televisione. Non so, proprio i film che io quando sono venuta in Italia, io ero scioccata che negli anni 70, anni 80 si poteva vedere questi film, così anche. Sì, che parlano di amanti, che erano anche ironici, ma anche erotici, e così molto crudi, diciamo, perché io vengo da un paese che è stato in Unione Sovietica per tantissimi anni, quindi sono cresciuta magari in un ambiente un po' più austero, non si parlava tanto, non potevi vedere questo tipo di cose su TV, ma anche. Diciamo, la canzone che ho fatto prima, che si chiama Psicomagie, che lì scrivendo quella canzone ho scoperto i cartomanti che c'erano in TV, ero scioccata. Quindi, perché in Lituania una cosa del genere non avrebbe mai successo. Quindi sì, poi alla fine tutto è molto, cioè in Lituania in qualche modo
è molto lontana dall'Italia, però allo stesso momento noi abbiamo un senso di umorismo molto simile. Quindi, Qualcosa c'è, sì, qualcosa c'è. questo aggancio. Ascoltami, invece sotto il profilo musicale c'è un groove tra Alan Sorrenti e una canzone degli anni 70 che è Flying Robin Fly, non so se la conosci, che è molto, molto simile alla base iniziale, cioè le Silver Connection, quindi che hai pescato proprio in quel mondo Sì, vibrato. io ascolto tanto musica anni 70, anni 60, un po' anni 80, però più anni 70, e quindi poi quando mi vengono delle idee, quando inizio a scrivere i testi, le melodie, sempre casco là. Quindi subconsciously, cioè tipo proprio senza pensare, magari qualche nota, qualche melodia, qualche, non so, giro di basso, poi cioè, arriva nella mia canzone, nel risultato finale. Quindi proprio, sì, io ormai vedo solo questo periodo. Poi ovviamente cerco di tradurre in una chiave un po' più moderna, e sempre un po' in più internazionale. Allora, no, niente, stavamo parlando della musica dance. E Esatto, appunto musica anni 70. anni 70. Ascoltami, anche il mood del visual del video di quello che ruota attorno un po' a questo ci trasuda di quegli anni lì. Tu sei una fashion designer, appunto, insegni design e moda, giusto, se non vado errato. Sì, per me diciamo musica è sempre legata molto anche alla moda, ma più che altro anche perché io comunque sono fashion designer e diciamo lavoro, cioè disegno di abiti per le donne. Però mi è sembrato che anche quando ho iniziato a lavorare un po' più sulla musica, mi è sembrato che anche il processo creativo è molto simile a quello della moda. E poi per quanto riguarda l'immaginario che ce l'ho sulla mia musica e anche nei video, è quello di sempre creare un connubio tra musica e moda. Quindi per me è molto importante avere non solo linguaggio sonore, non so se si dice così, ma anche linguaggio forte visivo, perché sono due cose che secondo me aiutano e cioè si abbinano bene poi per raccontare e dare meglio il messaggio di quello che voglio dare con i miei testi, con la melodia. E poi diciamo sì, il video Io, lei e tu era proprio il risultato di tutti i film che mi sono vista. Buttato dentro tutto nel frullatore. Sì, ma Infatti. anche sì, i film di Carlo Vanzina, che in realtà lì non è che succedono tante cose in questi film, però proprio hanno questa estetica, questo linguaggio che mi piace molto, molto diva in qualche modo, tutto molto opulenza, diva, diciamo che parla molto anche, non so, post, ecco, c'è tanta ricchezza, post-economic boom, però sì, ci sono. Non so, i visuals molto molto ricchi, molto lussuosi, e mi piace questa estetica. Però non, mi, mi sono ispirata anche negli altri film, tipo come estetica anche American Gigolo, quindi anche location che abbiamo scelto, che Showroom T70 è molto, mi ha ricordato un po' Armani, c'è il Richard Gere vestito in Armani in quella casa là, anche se diciamo il plot era molto diverso, però esteticamente mi piaceva. Poi comunque Emporio Armani ci ha vestito noi anche per il video. A parte quel film, vabbè, film Miliardi, anche ispirato, poi ispirato anche altri film, tipo ad esempio
La morte ti fa bella, non so se ricordate questo Sì, film sì, sì, con sì. Sì. Goldie Hawn, Bruce Willis, Meryl Streep, cioè che ci sono loro due un po' che litigano, poi comunque alla fine loro diventano amiche e vanno contro di lui. All'inizio loro si litigano tra di loro, ma poi alla fine fanno amicizia. Quindi molto psicodramma anche là, è ironico. E quindi, però mi piace che lì sono tutte super dive, super drammatiche, quindi io e Elisabetta abbiamo provato a essere un po' più dive in questo video. Poi anche mi sono ispirata molto, non so se si ricorda il video di Maroon 5, She Will Be Loved, che anche lì c'è Sì, una storia a tre, sono storie quindi... entrambe. Sì, in realtà quattro, però sono quelli, ci sono tre che veramente partecipano, c'è un triangolo d'amore che è un video degli anni 2000. E poi anche mi è ispirato il video di Gwen Stefani, Cool si chiama, che Sì, anche lì ok. una storia a tre. Quindi ci sono tutte queste reference, però sempre... Cerco di fare ricerca nel passato, non guardo tanto le cose tanto recenti perché vorrei dare un twist mio che sia quello un po' più prendere cose vecchie e magari rivisitare il mio modo. Cerco non guardarsi troppo cosa c'è in questo momento. Cioè sono coerente di quello che succede, ma a livello di musica, di visuals, però mi piace dare il mio twist, non voglio essere troppo influenzata da cose troppo contemporanee. Ascoltami, il tuo prossimo appuntamento è al Milan Fest e poi da lì partirà un po' la tua estate. Quindi cosa ci dobbiamo Sì, aspettare? sì, non Estate in vedo. bello in questo Sì. mood o Sì, sarà assolutamente questo mood qua. Amanti e diamanti, miliardi, però sarà sì, sto pianificando il tour, sarà molto divertente. Tutte le canzoni sono perché dovrei far uscire adesso anche delle altre canzoni e durante i miei live anche canterò qualche canzone inedita che dovrebbe ancora uscire. E sarà sì, molto divertente e il set sarà molto molto ballabile, quindi porterà, non so, in studio 54 di New York di anni 70, però with siamo Italian twist always. pronti allora per ballare. Va bene, ti ringrazio della chiacchierata, ti ringrazio di averci portato in questo triangolo amoroso, in questo tuo triangolo e ci vedremo presto magari a ballare io, Sì, lei e tu. Ci cerchiamo, io e te ci esatto. stiamo, troviamo un terzo e facciamo. Esatto, grazie mille, veramente Grazie a te, dai. è stato un onore. Buona Ok. giornata e ci Ciao. sentiamo. Ok, perfetto, a presto, ciao. Grazie, ciao, ciao. Grazie.